Ma io sono andato quando avevo 14 anni al Milan. Ho fatto la giovanissimi nazionali, gli allievi e 2 anni di primavera. Poi dopo, in prima squadra, sono andato in tournée in America. Ho fatto il ritiro. Però anche se non ho giocato, è stata comunque un'esperienza unica. C'era Gattuso l'allenatore, giusto? Come? Gattuso l'allenatore, l'avevi No, sentito? c'era in tournée c'era Ah, Giampaolo. c'era Giampaolo, C'era. ah, ok. Però Gattuso l'hai avuto Sì. proprio come allenatore, In no? primavera ce l'ho avuto. Cosa ti ha insegnato? Con lui ho imparato ad avere più grinta, più cattiveria e comunque cioè, imparare da una leggenda come lui cioè, ti insegna sempre qualcosa. In America sei stato 2 settimane, giusto, mi sembra. Sì, E sì. in quel periodo c'è un giocatore con cui è più legato più di tutti. Ma io mi sono trovato bene con Hakan Çalhanoğlu. Poi, vabbè, erano tutti simpatici, ti aiutavano. Direttore prima ha detto che si aspettano freschezza, brillantezza, ecco, direi che i primi 20-25 minuti contro Ferrari sono dimostrati di poter dare. Sì. Spero che quest'anno farò una grande stagione. Mi aspetto da me un salto di qualità e spero di far gol, assist. Ecco, a differenza, scusami, di Cristian, tu sei reduce da un campionato Sì. da professionista, quindi hai Sì. scoperto un pochino, no, le prime difficoltà, credo anche, perché per un ragazzo giovane ci sono. Tra Novara e Catania, che stagione è stata? Cosa hai vissuto? Perché hai giocato spesso. Sì, la prima parte a Novara all'inizio avevo un po' di dolore all'anca, no? E quindi ho fatto fatica ad entrare all'inizio nei meccanismi di gioco. Poi dopo ho fatto 2 o 3 partite da titolare, ho fatto bene e poi le altre sì, sono entrato. Poi la seconda parte di stagione sono andato a Catania Ce l'ho io, e lì ho giocato, c'era Lucarelli che allenava e poi è arrivato il virus e poi comunque dopo ho fatto anche i playoff, ho giocato tutte e 2 le partite e poi siamo usciti con la Ternana. E il pareggio non è bastato. È una responsabilità in più arrivare sapendo che ti ha portato, voluto un direttore che ti ha, ti conosceva, Sì, no? sì. Perché vabbè, siete tutti e due umbri, quindi Sì. siete anche vicini di casa, se vogliamo. E, ecco, questo per te cosa significa? 20 anni, sapere comunque di essere arrivato, anche perché insomma il direttore sportivo punta molto, molta fiducia in te. Sì, questo mi fa piacere che il direttore abbia fiducia in me. Io la dovrò, cioè, ripagare in campo, questa fiducia. Ti aspetti di fare un salto in più, no? Sì. Ecco, sotto che aspetti soprattutto ti Ma senti voglio di... fare, vorresti voler fare, Sì. esatto. Ma di fare più gol. Tu hai già segnato quanto professionisti, Sì, giusto l'anno scorso, vero? Tu sei esterno sinistro? però comunque posso fare sia l'esterno destro che il trequartista, cioè mi adatto a quello che mi dice il mister. L'idea che ti sei fatto dopo il debutto, non dico a livello personale, proprio guardando la squadra, il livello anche del campionato, fa un po' sorridere perché sei arrivato quasi 10 giorni neanche, però la Serie C la conosci, no? È un campionato, al di là del virus e tutto quello che è successo, tosto, una bella palestra di vita anche, no? Per un giocatore di 20 anni. Sì. Sì, comunque qua in Lega Pro c'è tanta fisicità,
il livello è alto, ogni partita è difficile da affrontare, non c'è una più facile. E ritorno a Gattuso, come vi stimolava? Com'era il... con qualche schiaffo, diciamo. Un allenatore così umanamente cosa ti lascia poi oltre? Ma un allenatore come Gattuso ti dà tanta carica. Quando scendi in campo del 100%.